Confetti Maxtress. Con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano, e poi c'ho il mio amico di sempre Fabio Brescia, speaker radiofonico. Ed eccoci, sono in compagnia di Salvatore Iodice. Ciao. Scrittore stamattina. Ogni giorno una cosa diversa. E stamattina sei scrittore, perché? Perché hai scritto questo libro, Quartieri Ribelli. Perché? Perché la tua è una storia che a noi piace dire di riscatto. Ovviamente possiamo affermare che si tratta di una pagina veramente di resilienza, no? Come un po' si dice in gioia. Ed è una pagina importante della tua vita, perché fondamentalmente ti ha segnato in qualche modo. Facciamo un passo indietro. 2003 tu vieni arrestato, non vieni arrestato perché sei parte di un'organizzazione, eserciti il ruolo di camorrista in città, no, per un fatto ben probabilmente anche un po' più problematico da risolvere, perché c'era un problema di tossicodipendenza. C'era un problema di tossicodipendenza. Quindi c'era un problema di tossicodipendenza molto grave, e questo ogni tanto portava la mia persona a compiere delle cose che altrimenti non mi sarei nemmeno mai sognato di fare. Ecco. E quella mattina abbiamo, insomma, rapinato un giovane ragazzo del suo telefono. Pensa un po' che rapina. E quello è stato poi il fatto che mi ha cambiato la vita sia in bene che in male. Ti ha cambiato la vita sia in bene che in male, perché il percorso del carcere non sarà stato sicuramente una passeggiata. Tu sei stato lì per quanto tempo? Io sono stato a Poggio Reale, al padiglione Salerno, alla stanza 17 e poi alla stanza 14 per 11 mesi e 4 giorni, tipo. Posso farti una domanda che può sembrare un po' un paradosso? C'è un ricordo bello di quel periodo in carcere? Ma guarda, ci sono tantissimi ricordi belli. Non avevo dubbi su questa risposta. Se di lì parte la mia rinascita, vuol dire che comunque accadevano delle cose che mi facevano respirare un'aria di cambiamento di vento, no? Se così tipo si può che dire. Cosa accadeva? Quando ti sei accorto che si poteva cambiare? Allora, io che sono abbastanza abituato a raccontare, perché mi sento in dovere di farlo, no? Mi sento in dovere di raccontare questa pagina così anche privata della mia vita anche ai perfetti sconosciuti. Quindi nel mio laboratorio, quando arrivano delle persone, io piglio e mi metto a raccontare. Sì, perché oggi tu hai un laboratorio di falegnameria, sì, sì, che è diventato un punto di riferimento anche per tanti giovani che tu cerchi di aggregare, no? Diciamo che vado controcorrente e ho fatto diversamente da quello che è stato fatto a me. Io andavo sempre da un falegname, c'è scritto anche in questo libro, a dire: ma posso entrare a vedere come lavori? E lui mi respingeva sempre. E questo mi fa pensare che respingeva anche gli altri ragazzi che andavano a domandargli se si potesse, insomma, e osservare lui. E può farti lui pensare anche che se questo signore non lui ti respingesse? Cioè, non bisogna respingere. Questo poi ha determinato la morte dell'artigianato nel quartiere. Perché non era solo lui a respingere. E non ha respinto solo me. Quindi a me mi piace fare tutto il contrario, ho aperto le porte, ho trasito tutto quanto. E complimenti. E quando io, c'è una cosa che faccio, fa molto ridere, quando facciamo il carro di carnevale, no? Arrivano tutti questi ragazzini che fanno parte anche di altre associazioni che nel quartiere veramente si sono sempre mosse nel modo giusto, e io li metto là e gli parlo con un tono molto da professorone, no? Autorevole. Però alla fine sì, all'autorevolezza non mi manca, però alla fine tutto questo si scioglie con una frase del tipo: e adesso
potete toccare tutto. Perché in realtà quando si arriva in un posto, cioè la prima regola è non toccate niente perché va a finire che si rompe qualcosa. Invece rompere questo schema è anche una cosa che mi sono voluto prendere la responsabilità di fare. E quindi do il permesso di toccare tutto. Vuol dire che stanno a casa loro, in un certo senso. Sì, e molti hanno veramente un beneficio nel loro comportamento che a scuola non hanno, insomma. Perché forse arrivano là e questa libertà di toccare tutto. Magari loro non toccano niente lo stesso, però soltanto il fatto che io non gli abbia messo dei paletti e non gli abbia detto che quello non si fa, quello... loro già si comportano in un altro modo. Beh. Però volevo risponderti su quella cosa sì, del quello carcere. Volevo stavo tornare, per tornarci. Che, quando hai capito che si poteva cambiare il gioco? Io faccio sempre la metafora che si era premessa, pensa un po'. Io faccio sempre la metafora dell'albero di Natale con la serie di lampadine, con i pisellini rotti, sai che non si accende completamente, no? E io sono entrato in carcere con quello stato psicologico, psichiatrico, dai, diciamo anche così. E fino a che erano i primi mesi del carcere, al primo mese, al secondo, al terzo e al quarto, vedevo che non si va a casa praticamente, quindi ho imparato pure la pazienza di aspettare là, che mi serve tanto in questo tempo. E io dicevo a me stesso, se io uscissi oggi, io mi messo a fare una pippata così grande, per non parlare in inglese, lo dico così. Certo. E mentre un giorno, mentre eravamo così a fare i talk, no? Perché in carcere, nella cella, poi ognuno racconta delle proprie gesta, no? E non ti dico che le cace sta alla dinda. Mentre ero là ad ascoltare, a cercare di, insomma, di esporre anche io la mia idea, un pensiero mi attraversò. E questo pensiero mi disse, se uscissi oggi, non mi messo a droga mai più. Quindi la metafora dell'albero di Natale dove sta? Sa che quel giorno io finalmente vidi questo albero tutto illuminato, completamente senza i pisellini rotti. E quindi capii qual era l'importanza e la bellezza di avere delle luci che funzionano. E da lì in poi sono arrivate poi le soddisfazioni a e in carcere dove le trovavi queste luci funzionanti? In realtà sei tu che non funzioni, non è il carcere, non è tutto intorno a quindi te. Quindi è una presa coscienza. E non certo. È quello che c'è intorno a te che non funziona. Infatti i tossicodipendenti sono abituati a fare questa esclamazione. Io mi drogo perché sto pieno di problemi. In realtà è tutto il contrario. Tu stai pieno di problemi perché ti droga. Ecco. E quindi quel giorno me ne sono accorto anch'io. E ho cominciato ad avere il coraggio di guardare in fondo dentro me stesso per cercare di capire se valeva la pena di presentarmi per quello che non avevo mai portato in giro. E ho visto l'albero di Natale. Bello. Illuminato. E su questo libro tu stai avviando un caffè. Caffè me lo sto prendendo, sì. Prima, ne approfitto di te per dire che se chiamate allo 081-869-4735 vi arriva questa bella macchina da caffè. Caffè passa l'acqua ad un prezzo eccezionale. Per gli amici di TV Luna e di Luna Mattina. Eccola qua, vedete la macchinetta che si vede dietro il nostro Salvatore. Salvatore, quindi in Quartieri Ribelli tu racconti quella che è stata la tua esperienza. Sì, diciamo che racconto quella che è stata la mia esperienza e racconto anche, secondo il mio punto di vista, il cambiamento che mi riguarda, ma in realtà è il cambiamento che poi riguarda tutta quella zona di Napoli. Quindi io ho partecipato a dei processi molto intensi per fare in modo che il nostro quartiere si rivitalizzasse. Però alcune volte mi chiedo se non è che l'energia che è arrivata là da non so dove ha rivitalizzato anche me insieme a tutto l'intorno. Il tuo quartiere è? Qual Monte è? Calvario. Quindi un quartiere. Monte Calvario. Ci sono stati veramente dei cambiamenti notevoli. Notevoli. Che sono molto veri perché sono nati dal popolo, quindi sono stati spontanei, quindi non hanno avuto grande bisogno del sostentamento istituzionale. Ve la siete un po' presa voi, no? Ve la siete cavati da solo. Io ti preparo il caffè, nel frattempo però vorrei capire, no? Ritornando all'albero di Natale, ma per vedere quest'albero di Natale acceso, ma tu hai capito anche perché ad un certo punto della tua vita ti sei dovuto avvicinare alla droga?
creando questa dipendenza? E io mi sono fatto delle domande e ovviamente mi sono risposto a alcune cose che secondo me hanno avuto anche una giusta funzione per quella che è stata poi la mia vicenda. Mm-hmm. E lo racconto un po' in giro, così semplicemente come mettiamo, ci prendiamo il caffè. Io sono potuto raccontare anche agli sconosciuti che comunque sono stati in carcere con dei periodi molto bui come quelli dell'eroina. È molto importante raccontarlo a tutti, proprio perché certo, avere il parere di molti ci può far arrivare a una conclusione un po' diversa di quella della conclusione mia personale. Però molto probabilmente quello che ci spinge ad avvicinarci più tu caffè. Grazie. Quello che ci porta ad avvicinarci a questo mondo così buio è, in realtà è, molto probabilmente è la non scolarizzazione dei ragazzi, e questa la fa da padrone. Mm-hmm. Ovviamente nel momento storico in cui siamo io direi di procedere anche alla riscolarizzazione degli insegnanti, perché vedo delle scene di... È buono questo caffè, no? È buono, eh? Però, ma detto da te che ne capisci, perché secondo me lì ne avrei presi tanti. Lì ha fu caffè, sullo carcere stanno fa, diceva una vecchia canzone. C'è saluto Diemba. C'è saluto Diemba. Se permetti le poso io le tazzine o le posi tu? Le posso io, dai. Dai, tu sei il padrone di casa. Sei ospite. E quindi l'importante, eccoli, torniamo sempre là, informazione, scolarizzare e parlarne di questi disagi. Ti dicevo, assisto a delle scene, tipo l'1 iuni, esce in creatura da scuola, si può parlare Francesca? Tutte assolutamente, esce in creatura da scuola, ma escono a centinaia. E qual è la reazione dei bambini che escono dalla scuola? Può mai essere che mi sembra che siano delle bombe ad orologeria che stanno per scoppiare? Quindi che significa? E lo dico io che non sono nessuno Leonardo da Vinci, che se esci dalla scuola e ti devi liberare da questa energia, significa che qualcosa all'interno della scuola non funziona. Perché all'interno della scuola l'energia va canalizzata, non va compressa. Perché sennò che là appena escono distruggono tutta la piazza. D'accordo. Che proprio dei comportamenti tipo scimpanzé. Un occhio critico del genere ti racconta proprio come stanno realmente le cose. Io osservo, io mi metto lì e guardo qualsiasi cosa, non mi risparmio di capire che cosa c'è intorno a me. Dove lo troviamo il tuo libro? Allora, questo è un libro un po' sfortunato, perché? Perché quando io lo stampo siamo a gennaio del pandemia, no? Pandemia, cioè, fra due mesi morirà quasi tutto quello che conosciamo in un modo convenzionale, per poi essere reinventato. E quindi non sapevo. Per questo risulta sfortunato questo libro. Ma io comunque lo avevo stampato con le migliori intenzioni. E quindi stampammo 500 copie. Come facciamo di solito, noi lo facciamo autonomamente. Non ci siamo rivolti ad una casa editrice, proprio perché noi dobbiamo sempre superare i nostri limiti. E nonostante non ci sia stata la possibilità di fare le presentazioni, di fare gli incontri, perché diciamo pure che com'è bello a fare l'incontro se non ci stanno tutto quanto, o se diciamo a mettere uno qua, uno là, quindi non ho voluto proprio procedere a questo tipo di farsa riunione, farsa partecipazione. Ma nonostante questo, di quelle 500 copie ne restano le ultime 20, di cui una, insomma, l'ho portata qua per regalarla. Grazie. A te. E vediamo di ristamparle. Io mi prendo l'impegno di presentarlo anche a qualche preside, qualche scuola. No, questo dicevo sfortunato perché... È il periodo che non era... Io so di persone che scrivono veramente, io ho scrivacchiato, dai, diciamo così. Io sono molto bravo nel raccontarmi. Ho scritto cose vere, quindi... Sì. Quella è una verità, però ti dico che comunque già siamo per ristampare ovviamente la seconda, perché se tu devi stampare 500 copie, le hai vendute tutto quanto, ovviamente devi stampare altre. Assolutamente. Se non ne capite quello che stiamo facendo. Quindi risulta fantastico, essere... una comunicazione fantastica. Risulta essere abbastanza interessante.
Però io già sto sulla via del secondo libro. Noi siamo al tuo fianco. In questo caso ho raccontato la mia versione di vita per farti capire da dove sono partito e che cosa ho dovuto attraversare per essere qua stamattina. Invece là faccio un piccolo spoiler. Troveremo il modo di liberare quella personalità che un sacco di persone vanno a rinchiudere nelle segrete delle proprie anime e senza sapere come fare poi dopo non riescono a farla venire fuori. A noi ci è capitato di attraversare alcuni passaggi e quella serratura si è sbloccata da sola, quindi lui è potuto uscire da là in fondo e si è presentato a tutti quanti. E torniamo a quel traso. E torniamo a quel traso e Gieschen. Grazie Salvatore, torna a trovarci, noi stiamo veramente al tuo fianco e complimenti per il tuo modo di fare e il tuo modo di essere. Un dovere. Ci fermiamo per qualche istante e ci vediamo tra poco. Confetti Maxtress. Con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano. E poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Bressa, speaker radiofonico,